Buon pomeriggio a tutti ragazzi del vostro Cartal Curva Nord. Eccoci qua, si ritorna almeno, credo, 2 settimane buone, ed ero sempre quasi qui, ma qui era il giorno dopo di Inter-Barcellona. E oggi ritorno parlando con voi di queste notizie che escono di mercato, appunto, inerenti ai nostri colori. Voi sapete che io di mercato non parlo, perché non mi è mai piaciuto parlare di mercato, però siccome è notizia che circola intorno al mondo Inter, si parla di Vidal in chiave Inter, e adesso io vi dico la mia. Allora, Arturo Vidal come giocatore buono, assolutamente, fa molto comodo, un centrocampista appunto per questo centrocampo nostro che appunto è sempre stato negli ultimi due, anzi facciamo anche negli ultimi un mese e mezzo, pieno di infortuni, a partire da Sensi e poi Barella, che purtroppo hanno condizionato un po' la stagione in Europa ma non in campionato. E prendere Vidal, beh, la cosa non mi dispiace affatto, non mi dispiace affatto, anche se è un giocatore che purtroppo c'ha la testa un po' matta, però essendo che ha lavorato sempre, spesso e volentieri con Conte, mi fa ben sperare appunto che sia un ottimo centrocampista. Per quanto riguarda, so che anche appunto all'esterno sinistro serve un esterno sinistro, perché parliamoci francamente ragazzi, Biraghi e Lazzaro stanno deludendo, ma stanno deludendo sul serio. Circolano voci appunto di Marcos Alonso, ne girano tante, Kurzawa, ne girano tanti appunto di voci intorno all'esterno sinistro. Io però ragazzi, i nomi che farei non li faccio, perché sono nomi da fantacalcio appunto, però credo nella potenza di questa società, nell'impero Suning, e quindi credo assolutamente che loro sapranno, insieme a Marotta, saranno coordinare un mercato di riparazione molto buono e molto eccellente soprattutto. Si sa che a gennaio non è che si possono andare a prendere chissà quale bomba di mercato, ma non è la bomba di mercato che serve a gennaio. Di certo non siamo come qualcuno che prende dei vecchietti dell'ospizio di 38 anni. Era uno sfottò generalizzato. Uno sfottò generalizzato, ma ci sta. Noi dobbiamo puntare appunto alla qualità, perché adesso siamo usciti dalla Champions, dobbiamo rialzare la testa, pensare a questo campionato che secondo me, io me lo sento, sapete cosa? Il tricolore. Prendermi per pazzo, prendermi per un folle, ma siccome Cartal Curva Nord è stato sempre un tifoso passionale e soprattutto verace, non si nasconde e ve lo dice chiaramente. Per me, puntini. Quindi ragazzi, optiamo a un calciomercato molto intelligente, fatto con la testa e che soprattutto sia funzionale per tutto quello che ci serve. Sono sicuro che ce la faremo, signori. Sono sicuro che anche il campionato questa volta potrà essere dalla parte nostra. Dobbiamo solamente crederci nei nostri mezzi, perché abbiamo bisogno di vittorie, abbiamo bisogno di pressare quei stronzi lassù, dei merdussini che stanno a pari con punti con noi. L'obiettivo è uno solo, uno, vincere e non perdere mai la concentrazione. Non si vincerà tutto il girone di ritorno, però, dobbiamo fare la nostra figura. E adesso quando si ripartirà con il Napoli, è lì che dobbiamo vedere la grande forza di questa squadra. Quindi, ritornando al mercato appunto ragazzi, Vidal piace, ma abbiamo bisogno anche di un esterno sinistro. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, ditemi che cosa ne pensate, quali sono i vostri acquisti che vorreste fare, e poi vediamo quello che succede a gennaio. Io aspetto solamente a gennaio per dare una valutazione più concreta. Ciao!